L'aumento di peso si lavora allo stesso modo dell'aumento elevato o mediano, e cioè prima di lavorare la maglia che ci interessa, prendiamo il filo destro della maglia del ferro precedente ed estraiamo da questo filo una nuova maglia, cioè prendo la metà della maglia del ferro precedente, la metto sul ferro sinistro e la lavoro a diritto. Oppure, dopo aver lavorato la maglia che mi fa da riferimento, metto col ferro destro, oppure ci entro direttamente con il ferro sinistro nella parte sinistra della maglia sottostante e la lavoro a diritto. La differenza con l'aumento elevato o mediano sta unicamente nel fatto che nel mediano le maglie dell'aumento guardano il centro, invece in quello ripreso guardano verso fuori. Infatti, per fare un aumento in simmetria, per esempio a classiche tre maglie dal bordo, lavoriamo due maglie. Prima di lavorare la terza, facciamo l'aumento e lavoriamo la terza maglia. E alla fine del ferro lavoriamo la terz'ultima maglia e dopo averla lavorata facciamo l'aumento. Per l'aumento ripreso doppio scegliamo una maglia quale asse e lavoriamo due aumenti nella maglia del ferro precedente sotto la maglia dell'asse. Prima la prendiamo da destra. Lavoriamo la maglia dell'asse a ritorto per non lasciare buchi. Io la prendo da davanti perché ho le maglie Eastern. E lavoriamo una seconda volta la maglia del ferro precedente prendendola da sinistra. Ancora una volta con i diritti classici. Facciamo l'aumento nella maglia del ferro precedente, che sta sotto la maglia dell'asse. Lavoriamo la maglia dell'asse a ritorto per non lasciare forellini e lavoriamo una seconda volta la maglia del ferro precedente sottostante la maglia dell'asse da sinistra. In questo modo le maglie aggiunte guardano fuori rispetto alla maglia dell'asse e non verso la maglia dell'asse come nell'aumento mediano. Le girano le spalle, per così dire, perciò per fare una battuta più che aumento ripreso lo chiamerei risentito. Comunque questa distinzione tra l'aumento mediano e aumento ripreso l'ho trovata solo in Italia, perché la tecnica di estrazione della nuova maglia è sempre la stessa, e cioè lavorando la maglia del ferro precedente sulla destra o sulla sinistra. Rispetto ai buchi non buchi, maglie ritorte o meno, possiamo lavorare la maglia dell'asse anche normalmente, senza ritorcerla, e in questo caso avremo una serie di buchini decorativi. Se in un maglione forse è meglio chiudere la porta agli spifferi grazie ai ritorti, in uno scialle traforato può essere grazioso lasciare questi buchini nel punto dell'aumento.